Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi siamo in compagnia ragazzi di un abbonato che mi darà una mano per fare questo car to car. Requisiti ragazzi, un amico che ci darà mano, l'abbonamento a LS Autoraduno, ci servirà lo yacht ragazzi, ci servirà il CEO per il Buzzard, oppure potete usare anche lo Sparrow e ci servirà il veicolo da prendere le modifiche da qualsiasi garage e il veicolo da moddare in qualsiasi garage. Allora ragazzi, io vi consiglio di usare la O-Tring ragazzi, oppure la Vagrant. Se usate quella nuova come ho usato io come O-Tring, non cambia nulla. L'importante è che usate uno di questi tre veicoli, perché hanno 30 livree e ci permettono di passare quelle mod, mettiamole così, quelle segrete. Quindi una volta che siamo all'interno di Los Santos ragazzi, cosa facciamo? Andiamo su livree e ci mettiamo la numero 10. Non mettete la 14 come di solito andrebbe fatto, perché non funziona. Mettete la numero 10 ragazzi, e una volta che avete messo la numero 10 siete a posto. Quindi a questo punto ci teletrasportiamo o ci andiamo come volete voi ragazzi da LS Autoraduno. E raga, siccome il glitch è lo stesso, ora vi dicerò il tutto. Praticamente vi ho fatto vedere all'inizio cosa dovete usare per passare la livrea segreta. Quindi come al solito invitate un amico dentro LS, diventate CEO ragazzi e chiamate il veicolo personale. Una volta che avete fatto questi step dovete andare all'arena per buggarvi. A questo punto, una volta dalla biglietteria che si trova in questa posizione, cliccate freccia destra e quando siete in questa schermata gli dite al vostro amico di avviare un lavoro da titano ragazzi. Quindi start online, avvia attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. A questo punto, quando il nostro amico sarà nella lobby, ci facciamo invitare dal menu PS o dal menu Xbox ragazzi. Accettiamo l'invito e quando siamo nella prima allerta gli diciamo al nostro amico di quittare l'attività. A quel punto accettiamo la prima allerta, ascoltate bene, e alla fine del terzo boom accettiamo anche la seconda allerta. E a questo punto sbadabam, saremo buggati per fare il car to car. A questo punto ci facciamo mandare un invito dentro LS dal nostro amico, come avete visto dal telefono ragazzi, e saremo all'interno di LS. Cosa dobbiamo fare adesso? Semplicemente ragazzi, andiamo a diventarci CEO, non l'abbiamo fatto, e andiamo ad avviare la gara sprint, perché il veicolo l'abbiamo già chiamato prima ed è rimasto all'interno di LS perché noi non ci siamo spostati usando i veicoli personali, ma io mi sono spostato col teletrasporto come tutti i car to car. Quindi a questo punto, quando sarà finito il timing, inizierà la gara sprint raga. E una volta che siamo nella gara sprint, cosa facciamo? Ci dirigiamo da Los Santos Custom come sempre. Una volta arrivati qua raga, apriamo il menu interazione, andiamo sul CEO e ci chiamiamo il Buzzard. È fondamentale chiamarlo in questo momento. Se ve lo dimenticate raga, non vi preoccupate, vi potete far chiamare lo Sparrow dal vostro amico. Quindi entriamo all'interno del meccanico raga e clicchiamo una volta biocerchio per andare nella schermata quella. Vuoi davvero uscire? E in questa schermata raga teniamo premuto Y o triangolo a seconda di che piattaforma giochiamo. Saremo in un caricamento nero e una volta che siamo in questo caricamento, come sempre, partecipiamo su qualcuno che sta in mira differente, o Anahuac ragazzi, o un amico che sta in mira manuale se noi stiamo in assistita o viceversa. Accettiamo la prima allerta, rifiutiamo la seconda allerta e accettiamo il terzo avviso ragazzi, e a questo punto saremo buggati. Quindi cosa facciamo? Saliamo sul nostro Buzzard ragazzi, e una volta che siamo saliti sul nostro Buzzard cerchiamo di allontanarci il più possibile e vedrete che a una certa vi farà tornare a posto. A questo punto, quando ci fa lo spawn a posto raga, cosa facciamo? Ma andiamo al deposito il veicolo attivo, quello personale, e ci dirigiamo dal nostro yacht. Intanto raga, se vi piacciono le esplorazioni e volete sostenere il mio secondo canale, c'è il link in descrizione, lo trovate anche nella home del canale principale.
Comunque, una volta arrivati dallo yacht, chiamate il vostro capitano e vi richiedete il veicolo che volete montare. Io userò la macchina nuova, ragazzi, perché è uscita la macchina nuova. E a questo punto, una volta arrivata la macchina, che vediamo dalla minimappa, una volta che è comparsa sulla mappa, facciamo un respawn con triangolo Y. E sbada bam, ragazzi, avremo la livrea, quella segreta della Nose. Allora, cosa facciamo per salvare il veicolo? Come al solito, raga, o fate quittare il vostro amico, oppure andate davanti LS o lo Santos Custom. E una volta che siete lì, molto semplicemente, cosa andiamo a fare? Menu di pausa, avviamo una qualsiasi attività di quelle che stanno sulla mappa, dopodiché la quittiamo subito. E in questa maniera ci saremmo sbaggati e potremmo entrare all'interno di Los Santos Custom, ragazzi. Quindi a questo punto fare una modifica e avete salvato la macchina. Raga, lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi, abbonatevi se volete essere agevolati su GTA 5. Più abbonamenti ci saranno e più attività per gli abbonati ci saranno, ragazzi. Quindi a voi la scelta. E già che siamo qua, raga, facciamo una piccola reaction a questo veicolo. Le modifiche sono assurde, sono veramente carine. Il veicolo va bene, non va forte, ma si guida veramente bene per essere un veicolo del cazzo come questo, ragazzi. Quindi vedete voi se comprarlo. Anzi, io ve lo consiglio, mettere la livrea della Nose, perché è veramente una cosa simpatica avere la livrea della Nose su un veicolo del cazzo del genere. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale, supportate Savix, supportate il secondo canale, supportate tutte le cose di Savix. E alla prossima. Bella, regà.